Buonasera dalla Libreria Nuova Ventura, siamo ancora al Salone del Libro di Torino, siamo questa volta allo stand di Sur, che peraltro è attaccato allo stand di Perbore, e io vi voglio parlare dell'invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares. Questo racconto lungo argentino del 1940 contiene in sé Lost e Il prigioniero, il meglio della televisione degli ultimi 60-70 anni. È un racconto fantastico. Ora, Adolfo Bioy Casares era uno scrittore molto amico di Jorge Luis Borges e aveva, come lui, pescava in un tono, in una narrativa fantastica, colta. Ora, per parlarvi di questo racconto ho qualche problema perché si rischia lo spoiler. Vi vado a citare quello che diceva lo stesso Borges della difficoltà di raccontarvi un racconto simile. Allora, il timore di incorrere in premature o parziali rivelazioni mi proibisce l'esame dell'intreccio e delle molte delicate accortezze della sua esecuzione. Avendovi però citato Lost, vi posso dire che è una storia ambientata in un'isola dove un uomo si aggira da solo in questa isola apparentemente deserta finché non arrivano gli altri. Sì, ho usato il termine di Lost. E c'è una serie di misteri, una serie di incongruenze, sempre citandovi Lost, un'odissea di prodigi che non sembrano ammettere altra chiave che l'allucinazione o il simbolo, e pienamente li decifra mediante un singolo postulato fantastico ma non soprannaturale. In pratica abbiamo uno scrittore argentino che dice: il fumo nero e quelle robe strane lasciamole a J.J. Abrams, che non sa come concludere la settima stagione. Adolfo è molto più serio, il che è vero. È un racconto estremamente rigoroso, un po' alienato, perché noi leggiamo le memorie di quest'uomo che si trova in un'isola deserta e vede cose che non tornano, vede cose che non ci dovrebbero essere. Ha la dimensione, scusatemi, c'è Paolo Longarini, autore di Harper Collins, che rompe le palle durante la recensione. Dicevo, c'è una serie di cose strane che accadono, lui non se ne dà spiegazione, eppure non c'è niente di... non ci sono incongruenze. Alla fine arriva un'unica spiegazione fantastica che ti va a chiudere molto meglio di Lost, molto meglio del fumo nero, degli orsi bianchi, delle botole, tutti i misteri racchiusi in questa storia. È una storia fantastica che io, al di là di Borges, con cui erano amici, vorrei paragonare a quelle di Buzzati, una realtà perfettamente reale, lievemente spostata dalla nostra quotidianità. Leggere, o meglio, vivere insieme al protagonista in questa isola di Morel è come vivere in un incubo. Lo riconosci come un mondo reale, sai che non è perfettamente reale e ti aggiri sperduto come lui su quest'isola cercando di trovare un fine o cercando di fuggire, naturalmente invano. Questa era l'invenzione di Morel, Adolfo Bioy Casares. Questo è lo stand Sur, che hanno una collezione di latinoamericani e non solo splendida. Dalla Libreria Nuova Avventura in trasferta al Salone del Libro di Torino è tutto. A presto.